Gentili appassionati di basket, ben trovati dal Pala Russo di Foggia, dove è terminata gara 3. Il parquet ha premiato la Diamond Foggia 86-76, rimandando agli spareggi l'Olimpica. Presidente, è stata una partita tesissima, combattuta palla su palla. Il parquet ha premiato il Foggia, però sicuramente l'Olimpica non ha sfigurato. Sì, noi non l'abbiamo sfigurato, però devo dare merito che oggi la Diamond è stata più brava di noi. Bisogna riconoscerlo, loro hanno fatto una gran partita e noi sì, non abbiamo sfigurato, però nei momenti topici della gara, quando potevamo effettivamente dare la svolta, siamo venuti meno, ecco, un po' di errori, un po' di tensione, però siamo stati sempre in partita, a parte alla fine, dove insomma poi un paio di decisioni arbitrali che non hanno influito sull'esito della gara, devo dire, sono abbastanza soddisfatto dell'arbitraggio e non possiamo accampare scuse. Loro sono stati più bravi di noi. Noi, ripeto, dispiace perché nei momenti in cui potevamo svoltare l'inerzia della partita a nostro favore non siamo stati capaci, insomma. In qualche modo loro hanno sfruttato tutti i nostri errori e ci hanno sempre puniti. Però, ripeto, loro hanno giocato benissimo, noi anche, solo che ecco, il rammarico è che nei momenti importanti della partita potevamo dare la zampata e non siamo stati in grado di farlo. Insomma, due volte abbiamo ripreso lo svantaggio, siamo anche andati in vantaggio. Dispiace, insomma, era una finale, come dicevamo nell'altra intervista, la finale è 1-2-X, insomma, anzi 1-2, non c'è mai un pronostico ben definito. Noi ce la siamo giocati la partita, certo la delusione c'è ed è tanta, insomma, ho visto i ragazzi con le lacrime agli occhi. Però ripeto, la Diamond non ha rubato nulla, la Diamond ha giocato meglio di noi oggi. È stata una bella gara tesa, forse oggi è mancata una maggior cattiveria, una maggior incisività sotto canestro. Sì, quello è un difetto che ci portiamo dall'inizio del campionato, ecco, quando siamo in vantaggio allora diventiamo, cioè quando abbiamo un buon margine sugli avversari giochiamo più sciolti e facciamo tutto quello che sappiamo fare. Quando giochiamo punto a punto si deve combattere. Ma noi lo sapevamo, non è uscita questa sera questa nostra faccia. Sapevamo che noi abbiamo questo difetto, insomma, di combattere poco, di combattere non alla pari quando c'è da essere più cattivi. Però, ripeto, la squadra è giovane, ci sta, non siamo molto esperti da questo punto di vista. Però, diciamo, è una stagione che intanto non è finita. Adesso ci manca lo spareggio con Manfredonia sabato prossimo. Anche lì è una finale, cerchiamo di leccarci le ferite, di rimettere fisico e morale insieme e vedere di concludere nel migliore dei modi questa stagione, che comunque rimane per noi una stagione esaltante per una serie di motivi. Ecco, appunto, adesso ci sarà lo spareggio, quanto sarà difficile comunque riorganizzarvi, ricaricare le batterie dopo una finale persa così, per affrontare al meglio il Manfredonia? Beh, insomma, chi ha fatto sport sa che l'aspetto psicologico, morale conta molto. Speriamo solo di tramutare in rabbia agonistica la delusione di oggi. Se sapremo fare questo, allora potremo giocarci le nostre carte nello spareggio. Se questo non lo sapremo fare, evidentemente avremo le stesse difficoltà che abbiamo incontrato oggi. Ripeto, insomma, l'amarezza c'è, la delusione c'è, però era una finale, insomma, la finale è aperta sempre a qualunque pronostico. Quanto ci credete ancora in questa promozione? Beh, me lo chiedi in un momento in cui siamo tutti con sangue e lacrime di fuori. No, io spero molto nell'appoggio di questo pubblico che, come avete visto, ci ha seguito fin qui e ci incoraggiava anche quando stavamo praticamente con la partita compromessa. Dovremmo essere bravi nello spogliatoio insieme a Felice, ai ragazzi, alla società, a ricaricare batterie. Certo non sarà facile perché insomma ci credevamo molto in questa vittoria. Però ci sta, lo sport è questo e certi momenti, certi frangenti sono utili anche per crescere. Grazie Presidente, grazie, bocca al lupo. Siamo con il coach della Diamond Foggia, Bryant. Coach, è stata una partita attesissima, siete riusciti a vincere gara 3, a conquistare questa promozione, le sue sensazioni a caldo dopo aver vinto questa partita? Grande soddisfazione, dopo un anno brutto da un punto di vista, però l'importante era vincere, abbiamo vinto, secondo me meritatamente. Noi dovevamo vincere due partite in casa, infatti la seconda praticamente non siamo scesi in campo. Oggi siamo scesi in campo e si è visto. Quando ha creduto davvero di potercela fare, di conquistare questa promozione?
da agosto, da quando mi sono messo con la società al tavolino a scegliere i giocatori, ci ho sempre creduto. È stato sicuramente un sogno il raggiungimento di questa promozione, l'avevate preparata a tavolino, quanto aspettava appunto il raggiungimento di questo sogno? Sono tanti anni che facciamo la Serie D, magari sono mai per vincere, forse per raggiungere i playoff, sono due anni che cerchiamo di vincere, l'anno scorso ci siamo arrivati ad un passo, quest'anno ce l'abbiamo fatta. Il suo primo pensiero al suono della sirena, se ha qualche dedica particolare per il raggiungimento di questa promozione? Primo pensiero è finita. La dedico ovviamente a mia madre, a gennaio gli avevo promesso la C2, io mantengo le promesse, è un mio vizio. Che giornata è questa per la Diamond? Stupenda, stupenda, ora ci godiamo il momento e iniziamo, fra qualche giorno iniziamo a programmare per l'anno prossimo. Per chiudere, quanto c'è di suo e i suoi meriti in questa promozione? No, io quest'anno mi definisco un badante, non un allenatore. Il mio compito era fare meno danni possibili. Penso di averne fatti pochi, ma diciamo al momento giusto. Oggi penso di non aver sbagliato niente. Siamo contenti, dai, bella vittoria di gruppo. Ci voleva. Ok, grazie coach, complimenti. Siamo con Ivano Silvestri della Diamond Foggia. Ivano, avete appena conquistato questa promozione, che cosa provi in questo momento? L'allegria è enorme, perché comunque facciamo tanti sacrifici come tante altre squadre, come il Cerignola, come altre, dall'ultima alla prima in classifica si fanno sacrifici, e vincere un campionato è sempre una soddisfazione, anche se ne ho vinti diciamo abbastanza, una bella collezione di campionati vinti, però vincere andando avanti con l'età e vincere è sempre una soddisfazione. Hai messo la tua firma su questa promozione con tanti punti anche oggi nelle precedenti gare, che gioia è per te questa promozione, aver raggiunto questa promozione con il Foggia? Riportare il Foggia diciamo in categoria superiore, diciamo comunque Lucera, Foggia sono state sempre società a livelli alti, poi diciamo per situazioni economiche, un po' per il non saper gestire, portano le società a fallire. Io ho iniziato a Vieste quest'anno, mi sono trovato bene, mi hanno trattato benissimo, però non mi trovavo nel modo di giocare, non era del mio tipo. E devo fare i complimenti a Cerignola, che è una bellissima squadra, può vincere, hanno un grandissimo pubblico, educatissimi, ne vengono in tanti, oltre che sono amici con molti giocatori del Cerignola, sono delle bravissime persone e sono una vera famiglia. Io gli auguro tutta la fortuna che li può capitare, perché è una società che merita, e quando la società merita vuol dire che ha lavorato bene dall'inizio alla fine, dai dirigenti, allenatori, poi si sa, la finale è una partita, chi gioca più maschio vince. Ha favorito noi stasera, diciamo abbiamo giocato a sprazzi, abbiamo giocato bene, però ce la siamo anche meritata. Ecco, qual è stato il segreto per vincere in gara 3 e conquistare questa promozione? Noi sappiamo del nostro potenziale, la nostra pecca diciamo della nostra squadra è che quando ci iniziamo a innervosire usciamo tutti fuori partita, basta uno. L'importante è che abbiamo chiesto a tutti di mantenere la calma, chi sbagliava, chi segnava, no? L'importante era lavorare e difendere forte e tenere fuori partita le tre punte di diamante del Cerignola, che sono Milo Bacchini, Pedro e Lorenz, che sono giocatori che possono far male sia dal perimetro che dentro l'area, e questo ha gratificato il nostro lavoro. Per chiudere, quanto c'è di tu in questa realizzazione di questo sogno? Io sono arrivato a Foggia che era una squadra all'arrembaggio, diciamo venivo da Vieste che era una squadra ancora non molto formata. Sapevo comunque di giocare con Marco Dell'Aquila, che è un bravissimo playmaker, anche se a volte esce fuori di testa, però sul suo talento c'è poco da discutere. Comunque Nicola Padalino, che abbiamo giocato insieme già l'anno scorso. Eravamo una squadra che potevamo crescere, però stava tutto a noi. Noi potevamo fare brutto e cattivo tempo allo stesso tempo. Ok, grazie, complimenti. Il coach dell'Olimpica, Felice Carano, coach, lei è visibilmente deluso. Cosa è mancato per riuscire a vincere questa gara 3, a conquistare questa promozione?
È mancato un pizzico di fortuna, un pizzico di decisione in più, di voglia di fare il colpaccio qui a Foggia, di giocare la nostra pallacanestro, la grinta di ringhiare su ogni pallone. Questo è mancato perché si è vista la differenza in campo, loro si buttavano su tutti i palloni, anche il pallone che già era fuori lo prendevano e lo buttavano in campo senza remore, senza risparmiarsi. E noi questo non l'abbiamo fatto, io l'avevo chiesto ai ragazzi, poi siamo stati imbrigliati in attacco e non siamo riusciti a uscire da queste briglie. Purtroppo non abbiamo trovato il bandolo della matassa. È stata una gara combattuta, voi comunque siete riusciti due volte a rimontarla, a portarvi anche in vantaggio, poi forse è subentrato il braccino corto e la paura di fare questo colpaccio in gara 3. Sì, perché abbiamo sbagliato troppo, tantissimo da fuori e abbiamo sbagliato anche da sotto. Abbiamo tirato col 56% da sotto, che è troppo poco. Da fuori altrettanto abbiamo tirato con 20%, con 15%, diciamo. Come in gara 1 abbiamo avuto le stesse percentuali. Purtroppo andrà così, ora proviamo a vedere cosa possiamo costruire per il futuro in questa settimana. È stata sicuramente questa una vigilia intensa e lo sarà anche questa settimana per preparare lo spareggio. Come intende ricaricare i suoi giocatori per affrontare al meglio questo spareggio promozione? Non ci sono prove d'appello adesso. Adesso o ci si allena per vincere, ci si gioca per vincere, oppure vincono gli avversari e tu arrivi quarta. Sei l'unica delle quattro squadre più forti a stare a rimanere in Serie D. Non penso che meritiamo questo, però anche il Manfredone non lo merita, quindi sarà una bella partita di pallacanestro e speriamo di riuscire a dare quello che non abbiamo dato in queste due gare a Foggia. Lei crede ancora in questa promozione, ancora come era lo stesso prima di gara 3? Sì, ci credo. Ci credo, se noi riusciamo a dare il massimo, a dare quella grinta che è mancata oggi, e quella voglia di vincere, di giocare insieme, io penso che possiamo tranquillamente vincere. L'ultima partita che abbiamo giocato di campionato a Manfredonia eravamo sopra di 15 punti, abbiamo anche di 18 e poi abbiamo perso di un punto ai tempi supplementari con degli errori stupidi. Quindi se potevamo vincere a Manfredonia possiamo vincere anche in campo neutro. Certo, la finale è la finale, abbiamo visto che le gambe iniziano a tremare a tutti, le braccia iniziano a non stendersi completamente sul tiro, si sbagliano tiri da sotto, tiri da fuori, e non si riesce a essere concentrati, però la finale è bella anche per questo. Grazie coach, in bocca al lupo per lo spareggio. Crepi. Dal Palarusso è tutto, ricordiamo il finale, Foggia batte Olimpica 86-76 e conquista la promozione in Serie C.